Aldo Bernardi. Il 3 di dicembre, che è vicino al 5, cioè la ricorrenza della morte di Mozart, che è morto il 5 dicembre del 1791, noi dell'Associazione Mozart Italia di Milano, che è la filiazione milanese del Mozarteum di Salisburgo, usiamo ogni anno fare il Requiem di Mozart per celebrare la morte di Mozart. Quest'anno lo abbiamo fatto da poco per Expo, nell'anniversario, cioè nella tematica di Expo, vale a dire per le vittime della fame nel mondo, il Requiem di Mozart, e quindi la scelta musicale è caduta invece su due Stabat Mater, lo Stabat Mater di Pergolesi e quello di Rossini, di cui parlerò tra poco, perché hanno delle peculiarità molto interessanti da confrontare. Però non è solamente un concerto straordinario, diciamo, per omaggiare il nostro caro Wolfgang Amadeus Mozart, ma anche per omaggiare una persona con cui ho avuto un rapporto speciale per 32 anni, che è stato il nostro presidente onorario a Milano ed è stato il fondatore di tutte le associazioni Mozart Italia in Italia, a partire dal 92, cioè Pierfranco Vitale, che purtroppo ci ha lasciato un mese fa all'età di 89 anni, quasi 90. Un uomo speciale, veramente nel senso etimologico del termine, eccezionale, generoso, curioso, che ha sempre fatto del bene e ha sempre proposto alle nuove generazioni musica, arte, cultura, letteratura, pittura. Veramente un padre spirituale. Allora lui ci ha lasciato, per me è una perdita personale perché è stato personalmente proprio molto importante nella mia sia formazione quando ero molto giovane e poi sì, come dire, organizzazione delle attività mozartiane a Milano, per cui ho pensato di dedicare proprio a lui questo concerto, insieme naturalmente alla ricorrenza storica che tutti gli anni come di tradizione facciamo per il nostro Wolfgang Amadeus Mozart. Pierfranco io lo chiamavo scherzosamente il feticista di Mozart perché adorava Mozart. Lui prese l'ispirazione, l'idea, diciamo, da Mila. Mila a sua volta ispirò lui, ma Mila lo mise per iscritto nel 42 quando era in carcere. Partigiani entrambi, perché Pierfranco è stato partigiano, ha salvato anche una famiglia di ebrei. E lo stesso Mila, il più grande musicologo italiano, parlava della necessità, ancor prima che culturale, diciamo sociologica, di riunire tutti gli appassionati di cultura di Mozart in circoli mozartiani, lui li chiamava. Pierfranco, dopo parecchi anni dagli scritti di Massimo Mila, ha presentato tutti con tutti, abbiamo fondato nel 91 la Casa Madre, cioè l'Associazione Mozart Italia di Rovereto, con Arnaldo Volani, Claudio Ricordi, Gaetano Sant'Angelo, che è il direttore di Amadeus, e naturalmente Arnaldo Volani, che è il presidente nazionale, e Gerardo Casaglia, che è responsabile di un catalogo mozartiano molto importante, e naturalmente i maggiorenti dell'epoca, cioè i dirigenti del Mozarteum di Salisburgo. Poi abbiamo fondato Milano e adesso in Italia ci sono 35 associazioni Mozart Italia nel nome di Mozart. Ora veniamo al programma, perché il programma è veramente imperdibile ed è anche impaginato per omaggiare come si deve il nostro Pierfranco. Qualcuno mi potrebbe dire: ma c'è troppo poco Mozart, visto ci sarà la Veverum, che era il pezzo preferito di Pierfranco, che abbiamo messo anche al funerale il mese scorso, e poi ci sarà lo Stabat Mater di Pergolesi, che era anche il preferito di Pierfranco, e che lo stesso Pierfranco, ma anche Mozart, cioè Pierfranco diceva: non è di Pergolesi, l'ha scritto Mozart perché è troppo bello. Lo stesso Mozart non scrisse un Stabat Mater mai, nonostante scrisse per tutti i generi musicali e sottogeneri, quindi dalla musica sacra all'opera, alla cameristica, alla sinfonica, allo strumento solista, alle voci, ai cori a cappella, ai mottetti, tutto. Non scrisse uno Stabat Mater perché lui stesso diceva che c'era già quello di Pergolesi, che è del 736, cioè, non si sentiva all'altezza, cioè Mozart stesso disse: non c'è bisogno che mi metta a scrivere uno Stabat Mater perché c'è già quello di Pergolesi. E io ho sempre pensato che Pergolesi, che tra l'altro morì su questo Stabat Mater a 26enne, molto famoso, è per archi e voci femminili, e lo stesso Stabat Mater di Pergolesi, come dire, è stato preso a modello da Gioachino Rossini quando scrisse il suo Stabat Mater in due riprese,
su commissione, non si sentiva all'altezza, lo completò dopo diversi anni, però il modello formale è quello di Pergolesi, per cui metterli nello stesso impaginato e nella stessa sera a confronto non mi risulta sia già stato fatto, e omaggia nel contempo Mozart, lo stesso Rossini, ma anche Pierfranco Vitale, perché la peculiarità dello Stabat Mater di Pergolesi è la dolcezza è estrema e la, come dire, la grande aderenza al testo, al portato culturale e teologico del testo dello Stabat Mater, cioè Stabat Mater lacrimosa, Iusta Crucem lacrimosa, cioè stava la madre ai piedi del figlio piangente, no? Piangente il figlio sulla croce. Quindi quello di Pergolesi è notevolmente superiore dal punto di vista teologico e dell'aderenza al testo di quello di Rossini. È molto più rispettoso, come dire, del mistero della morte del Cristo sulla croce per noi. Quello di Rossini però è molto bello, però è molto operistico, e lo stesso Rossini scrisse che lui non poteva far di meglio, però siccome doveva farlo, l'ha fatto, era su commissione, poi l'ha rivisto dopo anni, ha cercato di migliorarlo. In realtà è un po' discontinuo dal punto di vista teologico, ma ci ha regalato delle gran belle pagine che più che di musica sacra sono d'opera. Difficilissimo per i cantanti, è un pezzo che viene eseguito raramente, ma per grande orchestra, grande coro e quattro voci soliste. Quindi è molto complesso. Ci sarà anche, come dire, un teatro nel teatro, nel senso che nella prima parte, quando eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi, verrà recitato da due bravissime attrici un testo che ho scritto io, che è un dialogo tra me e Pierfranco, perché, come dire, il rapporto affettivo era molto forte. E quindi ci sarà anche, diciamo, del teatro all'interno dei brani musicali. Benvenuti.